Al De Marzi l'Avezzano insegue la settima vittoria consecutiva contro un San Buceto reduce dalla sconfitta ad Alba Adriatica. Assenze pesanti da entrambe le parti. Biancoverdi senza lo squalificato Bisegna, il febbricitante Donatangelo. Nel San Buceto fuori per squalifica l'ex Miccichè. Torti sceglie Braghini alle spalle di Dos Santos e Pendenza con Selle e Crassi in mediana. Nel San Buceto Ronci lancia dal primo minuto, Palumbo dietro Bruni e Ranieri. La cronaca si apre proprio con l'iniziativa di Ranieri che prova ad impensierire Di Girolamo che si tuffa e blocca la sfera. Al quarto d'ora si fa vedere l'Avezzano con il rimorchio di Braghini sulla sponda di Dos Santos, rasoiata, facile preda di Dedeo. Due minuti e altra chance biancoverde con la zampata di Pendenza sulla torre di Dos Santos, palo da 0 metri ma gioco fermo per fuorigioco. Al ventesimo torna a farsi vedere il San Buceto con la conclusione improvvisa di Ranieri che finisce in curva. Al ventottesimo discesa di Besana che prova a piazzarla sul primo palo ma il balzo di Dedeo disinnesca il pericolo. Due minuti e ci prova anche Lombardo a sorprendere l'estremo viola che smanaccia con l'aiuto della traversa. Il San Buceto concede campo e si accende a tratti come al 34esimo quando Palumbo sfugge a una selva di gambe ma spreca da buona posizione. Nel finale di tempo l'Avezzano alza i giri del motore. Al 40esimo è la sgasata di Lombardo ad azionare il contropiede con l'inserimento di Selle che non preme il grilletto ed esalta i riflessi del portiere ospite. A 3 minuti dall'intervallo altro pericolo sull'asse Pendenza Dos Santos. Dedeo e il palo tengono a galla i viola. Nella ripresa l'Avezzano la sblocca dopo 2 minuti. Da un cross dalla destra il pallone arriva a Pendenza che controlla e scarica le spalle di Dedeo. Gol numero 15 in campionato per l'attaccante biancoverde. 4 minuti e l'Avezzano ha la chance del raddoppio con lo scarico di Pendenza per Crass che cestina un rigore in movimento e spara altissimo in curva. All'ottavo segnali di San Buceto con la ripartenza finalizzata da Bruni per Palumbo che spara a salve e Di Girolamo blocca. Alla metà del tempo ancora protagonista Palumbo che non approfitta della dormita della difesa biancoverde e si rifugia nell'intervento di Di Girolamo. Dopo un gol annullato a Blanco tra le proteste, incredibile l'occasione sui piedi di Crass a 2 dal 90esimo. Azione confezionata da Blanco, poi Crass va a botta sicura ma il pallone colpisce entrambi i pali senza varcare la linea. Finisce con il 7° successo di fila dell'Avezzano che si conferma al 1° posto in classifica e tiene a distanza di sicurezza il Giulianova. Mister, dunque dicevamo, 7ª vittoria consecutiva, oggi una vittoria più sofferta magari rispetto alle ultime, però come dicevamo anche in precedenza una prova di maturità. Sì, un'altra prova, secondo me è una grande partita perché al cospetto di una squadra che aveva dei valori importanti e noi siamo saltati sempre padroni del campo. Sicuramente non lo so adesso se il gol di Martin era da annullare o meno, però Dos Santos era ininfluente sul tiro di Martin, per cui si è anche fermato, per cui non è che ha dato fastidio al portiere perché non era sulla traiettoria. Però ci sta poi il palo interno di Nicolas. Diciamo che si è sofferto, però la squadra ha giocato, ci ha creduto sempre, sono stati bravi, bisogna dire che stanno facendo qualcosa di straordinario. Veramente devo fare i complimenti a loro perché è una squadra che sorprende sempre. Oggi avevamo delle assenze anche importanti, per cui questo ancora una volta, come ti ho detto in precedenza, sta a dimostrare il grande valore di questa rosa. Sembrata una squadra che è migliorata, no? Nell'arco dei 90 minuti. Alcune occasioni sono arrivate già nel finale del primo tempo, poi nel secondo tempo è entrato in campo un altro Avezzano, una squadra che è cresciuta sia in qualità e sia soprattutto nella prestazione atletica, più corsa, più ritmo nel secondo tempo. È vero, ma noi gli avevo detto ai ragazzi, le squadre quando vengono qui ad Avezzano, siccome lo stadio dell'Avezzano è uno stadio molto grande, e per coprirlo bene devi stare in una condizione atletica molto molto buona. Sapevamo che le squadre poi nel secondo tempo parecchie volte è successo scendono di intensità e poi ripeto, noi abbiamo alzato il ritmo, la qualità che abbiamo è superiore alla media, e per cui poi esce fuori questo tipo di partite. Ripeto, forse potevamo fare qualche gol in più, però bisogna dire che anche loro hanno avuto un paio di situazioni pericolosi. Però dico che penso che la vittoria non è da mettere in discussione, insomma. Adesso vi aspetta il turno infrasettimanale contro l'Alba Adriatica, poi ci sarà un po' di meritato riposo, insomma aspettative per la partita di mercoledì, si prospetta un altro incontro difficile, no? Delicato. Sì, perché l'Alba Adriatica sta a dimostrare la classifica che ha, è una squadra molto difficile da affrontare, anche loro. Dentro la squadra ci sono dei valori importanti, Gramellà, Torre, Censori, quindi Fabrizio, quindi dobbiamo stare attenti e prenderla per il verso giusto, però noi dobbiamo continuare questa striscia. Ai ragazzi gli ho detto di fare un ulteriore sforzo e poi ecco, ci godiamo questo meritato riposo perché dobbiamo ricaricarci.
Mister, primo tempo positivo della sua squadra, poi nel secondo tempo forse l'Avezzano l'ha approcciata meglio, è andata in vantaggio, poi però avete avuto anche un'occasione con Palumbo, dunque come giudica la prestazione della sua squadra? Giudico una buonissima prestazione con un avversario di tutto rispetto, una squadra forte che ha dimostrato il proprio valore anche oggi. Primo tempo bene, secondo tempo abbiamo commesso due errori nella stessa azione e abbiamo preso gol. Un gol evitabilissimo perché comunque eravamo schierati, lo potevamo evitare. Poi abbiamo avuto la situazione con Cosmo, potevamo pareggiare, ma io la squadra non posso rimproverare nulla perché ha fatto quello che doveva fare. Eravamo in emergenza, soprattutto dietro, con quattro under hanno giocato contro un attacco stratosferico, no? Come quello che c'ha la Vezzano, ma i ragazzi hanno fatto anche difensivamente una gran partita contro avversari veramente di grande valore. Purtroppo un pizzico di inesperienza ci ha fatto prendere sto gol, però credo che la squadra oggi magari il pareggio lo poteva anche meritare, quindi però non dobbiamo andare avanti, è andata, dobbiamo pensare subito alla partita di mercoledì, importantissima, da vincere a tutti i costi, con grande intelligenza, ma da vincere a tutti i costi, non sarà facile. Oggi mancava, tra l'altro, ricordiamo anche Stefano Miccica per squalifica. Un suo commento invece sulla prova dei nuovi, no? Da Palumbo a Ranieri, abbiamo visto insomma giocatori importanti che vi daranno molto per il proseguo del campionato. Beh sì, hanno fatto una buonissima prestazione, considerando che la condizione fisica non è ottimale, però sono giocatori di grande qualità. Avevamo pure Pellecchia, che ho rischiato l'ultimo quarto d'ora a farlo giocare perché aveva un problemino al polpaccio, quindi non ha giocato per questo motivo. E Stefano era squalificato, quindi davanti diciamo potevamo giocarci qualche carta in più. Però purtroppo, ripeto, bisogna metterlo in conto quando ci sono piccoli infortuni o squalifiche, quindi non è quello. Però la prestazione della squadra è stata una prestazione importante con un avversario di valore, quindi dobbiamo continuare con questo atteggiamento, con questa testa qui e cercare di abbassare un pochettino la percentuale di errore che commettiamo, perché spesso e volentieri un errore ci costa la partita.